Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti in questo sesto episodio della Road to Glory. La scorsa volta ci eravamo lasciati con la mia vittoria, che è diventata una sconfitta perché il gioco ha deciso così. Avevo vinto 7-0, però comunque abbiamo perso ed è già la seconda su due partite che perdiamo così. Su due sconfitte, volevo dire. Ma comunque, vi avevo chiesto quale giocatore comprare come terzino sinistro, se prendere Ashley Cole o se prendere Evra. Mi avete commentato in tanti, c'è stata tanta parità tra i due giocatori. Ma alla fine ho deciso di andare a comprare Evra, perché anche se costa un pochino di più, quant'è che costa? Sui 6.000 crediti, invece Ashley Cole si può trovare sui 4.000-4.500. Comunque investo questi 2.000 crediti in più, perché mi ha convinto di più rispetto a quello che mi avete scritto voi. Ho provato anche a vedere un pochino su Ashley Cole, però sono abbastanza convinto nel comprare Evra. Quindi l'abbiamo pagato un casino, perché è tanto, ho solo 8.000 crediti che mi rimangono, spero sia un buon acquisto. Infatti nell'ultima puntata abbiamo anche comprato con Co dall'altra parte. Ancora io non l'ho provato, lo andremo a provare, li andremo a provare tutti e due. E io vi dico di consigliarmi un altro giocatore, chi comprare in difesa. Juan Jesus non penso di cambiarlo, perché è veramente un gran difensore. Zapata anche è forte, però voglio qualcosa di più forte. Quindi consigliatemi un altro buon difensore, so che voi lo sapete che c'è un buon difensore. Però adesso è il momento di andare a fare la partita tenendo le dita incrociate e sperando che i server non facciano i bastardi. Eccolo qua il mio avversario, speriamo ancora di batterlo 7-0, perché voglio quel 7-0. Questa qui è la sua squadra, diciamo che è fattibilissimo. Dai, la difesa è veramente messa male, speriamo di bucarlo facilmente. Io dico sempre una cosa che... Oh, attenzione a Palacio! Palacio, c'è dentro il compagno... C'è Psau! Non è il suo forte, è colpo di testa. Io poi mi porto sempre una sfiga enorme, perché mi dico sempre: speriamo di finire velocemente la divisione in cui siamo, quindi la divisione no. Cosa ha fatto? L'arbitro da rigore. Non ci credo. Chi è? È con Co questo? O Juan Jesus? Non si capisce niente. Zapata sicuro non è. È con Co. Ma dai, ma pezzo di merda. È rigore quindi. Attenzione. Io ogni volta che cerco di parlare non riesco a giocare, non riesco a fare due cose contemporaneamente. Vavarela! È il suo vantaggio. Mamma mia, se perdo contro questo. Questa divisione 9 è stregata. No, vabbè, 2-0, ma... Oh, ma cos'è che fanno? Sono diventato handicappato. Quando non tocco FIFA per un po' di giorni divento handicappato. 2-0 per lui. La rimontiamo però. Vai Palacio in area, Palacio! Arriva la sua parata, dai così che la riapriamo. Vai, Ibarbo in area! La parata ancora! Ah, sì, vabbè, se è fallo quello di prima, come può non essere fallo questo? Vai Caihon, c'è quella scritta di merda davanti, palo! Vai Palacio! La parata! Vai Ibarbo, può saltarlo, Ibarbo! Ancora Ibarbo che entra in area, Ibarbo! Ma che merda di tiro! Vai ancora Pereira, entra in area, Pereira! Pereira mette il cross dentro, Ibarbo! Ma ha sbagliato ancora! Non ne ha azzeccata una Ibarbo, anche a porta vuota. Una delusione, veramente Ibarbo è una delusione in questa partita. Una vergogna. Vai Sau! Sau, siamo all'89esimo! Sau! 2-1! Però c'è solo un minuto di tempo, non so se ce la facciamo. Comunque non va bene questa cosa, non va bene che non sono riuscito a battere due bronzo. Movisan, ma finisce qui! La prima vera sconfitta di questa serie, perché le altre due erano successe perché è saltato tutto. Ma non va bene per niente, non siamo riusciti a battere due bronzo in difesa. Una delle partite peggiori che io abbia mai fatto in Ultimate Team. Una tristezza veramente, non siamo riusciti neanche a fare tantissimi tiri. Abbiamo ancora 7 partite, sì, riusciremo a procedere, ad andare nella divisione dopo, però non va bene. Ok, quindi ci siamo, io la formazione non la cambio, andiamo alla seconda partita e non la dobbiamo perdere a nessun costo. Ok, eccoci qua, ecco il mio avversario, la squadra non sembra, vediamo la prima. Ok, allora, non sembra ancora una grande squadra, non è una grande squadra, c'è Giroud, c'è Aubameyang però. Però, non facciamo cavolate, veramente, cioè... Io comunque ne approfitto dell'inizio di questa partita per dirvi di mettere mi piace a questo video e una volta raggiunti i... Quanto facciamo? Che passaggio ho fatto? I 40 mi piace, arriverà il prossimo episodio. Palacio, non sbagliamo, Palacio! Ho sbagliato!
o mi sono dimenticato come si gioca a FIFA, o sono una merda naturale. Si è fatto male Palacio. Vabbè, non si è fatto niente, si è fatto male solo per quell'errore. Sau, dai, subito. Sau, sau, sau. 2-0. Sembrava fuori, non lo so perché. È l'ombra, io l'ho già detto, odio l'ombra in mezzo al campo. Dai, 2-0 al 18esimo. Questa non la dobbiamo perdere. Palacio, ancora Palacio in area. Palacio, 3-0 al 23esimo. Dai, così dovevamo fare prima. Tanto sicuro salta la connessione, sicuro. Occhio con Co che la mette ancora dentro. E 4-0 al 39esimo, ancora Ibarbo. Ibarbo in area, Ibarbo, 5-0, vai Victor. E finisce qui il primo tempo, come possiamo vedere ho lasciato giocare tantissimo il mio avversario. Per adesso andiamo al secondo. Attenzione, arriva il 5-1. Non stavo neanche giocando. 5-1, va bene, così, dai. 47esimo. Ancora Ibarbo in area. Ibarbo, 6-1. Ederson, 6-2. 58esimo, questa cosa che non va bene. Subire gol, così facile. Cioè, facile. Ma ha fatto due tiri, due gol. Sì, è facile. Quindi, come vi ho già detto all'inizio, consigliatemi un difensore perché non mi convince. Chi è che ho? Zapata, non mi convince. Guarda ancora Ibarbo, Ibarbo che entra in area, Ibarbo, 7-2, ancora 7 gol, siamo ancora a 7-2, siamo al 72esimo, quindi dovrebbe finire 9-0, però è impossibile. Palla per Ibarbo ancora, ma quanti gol ha fatto? 8-2 al 78esimo, ancora Victor. Giroud, 8-3 all'80esimo, mi sa che mi ha fatto tripletta Giroud. E allora il tiro, quella palla rimane lì, non è finita. E a Giroud risponde Palacio forse. Vabbè, 9-3. Va ancora Ibarbo in area. Ibarbo va al tiro. 10-3. Siamo riusciti ad arrivare a 10. E va bene così, dai, 3 punti. E finisce qui, 10-3 per noi. Siamo riusciti a riscattarci sulla sconfitta di prima. Andiamo a 6 punti, però adesso vediamo bene la classifica e il tutto. Quindi questa è per ora la nostra classifica, abbiamo 6 punti, ce ne mancano 4 per la promozione, la salvezza l'abbiamo già, e invece 7 per il campionato, il passaggio alla divisione 8. Quindi io ancora vi chiedo di suggerirmi un difensore da mettere al posto di Zapata che non mi ha convinto, i due terzini comunque mi hanno convinto alla fine. E su queste immagini vi dico che se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta, e da Bomb777 è tutto, ciao a tutti!